Salve a tutti amici di Espazio, sono Rocco Zaccaro e oggi siamo qui con una nuova recensione. Aspetta. Qualcuno di voi si starà chiedendo chi è la persona che sta parlando in video. Altri probabilmente stanno pensando, amici. Ma amici a chi, scusa, chi ti conosce? Altri ancora invece stanno solo aspettando impazientemente di guardare la nuova video recensione di Espazio. Perciò, chi se ne frega, vai con la sigla! A parte gli scherzi, per chi non mi conoscesse mi chiamo Rocco Zaccaro. Se siete frequentatori più o meno assidui di Espazio, la piattaforma che ormai da anni ci consente di rimanere aggiornati su tutte le novità che riguardano il mondo Apple e non solo, da oggi siete un po' tutti amici miei, in quanto gli amministratori, che ringrazio, mi hanno permesso di entrare a far parte dello staff. Mi occuperò principalmente di video recensioni ed eventuali video tutorial, poi alla fine un po' di tutto, quello che capiterà nel futuro, perché vi avviso che questa è solo la prima di una lunga serie di video, purtroppo per voi. Comunque, bando alle ciance, siamo qui per fare una video recensione e quindi partiamo subito con il primo prodotto. Ed eccolo qui, ebbene sì, oggi vi presenterò una scatola che però contiene una lampada a LED regolabile, veramente bellissima. Vado ad aprirla e vi illustro il contenuto della scatola, stile unboxing. E voilà, la presa a muro della lampada che può ricordare un vecchio caricatore Nokia, ma in realtà non lo è. Vedremo dopo come si installa. E il martello di Thor. No. In realtà questa è la lampada, così può non sembrare una lampada, ma vi giuro che lo è. La cosa che salta subito all'occhio di questa lampada prodotta e venduta da Tautronics è il suo design minimale, che è arricchito ancora di più e reso più elegante, quindi, dal materiale con cui è costruita, ovvero l'alluminio. Le dimensioni della lampada sono studiate in modo che la base sia sottilissima e sia poco più grande di un passaporto, come si può vedere dalla foto esplicativa su Amazon, ma riesce comunque a reggere l'intera struttura, anch'essa in alluminio come la base, in un modo del tutto stabile e ottimale. Come avete potuto notare dalle immagini viste poco fa, sulla parte frontale del corpo in alluminio della nostra lampada sono presenti due tasti touchscreen, o meglio a sfioramento. La caratteristica principale di questa lampada è quella di poter variare a piacimento sia la luminosità della luce sia la temperatura della luce. Per accendere la lampada è necessario sfiorare con il dito il tasto superiore. Sempre sfiorando possiamo modificare il grado di luminosità della luce emessa dalla lampada. Possiamo scegliere, come ho detto, fra 4 gradi di luminosità differente: fortissima, bassissima, intermedia, medio-alta. Il tasto inferiore invece ci consente di poter variare il grado di calore della luce emessa dalla lampada. Possiamo scegliere fra 4 tonalità differenti, partendo da una più calda, avvicinandoci man mano a una temperatura più fredda. Inoltre, le due articolazioni presenti sulla lampada ci consentono di adattarla facilmente alle nostre più svariate esigenze. Per spegnerlo allo stesso modo basta appoggiare il dito sempre sul tasto superiore per qualche secondo. Quindi, ricapitolando, solo punti a favore per questa lampada. È realizzata in metallo con un design minimale che conferisce longevità sia al prodotto che al suo stile. Abbiamo ben 4 temperature di colore da scegliere in base alle nostre esigenze grazie alla tecnologia LED. Il prezzo della lampada è un po' alto, ma consente nel tempo di risparmiare, in quanto la tecnologia LED utilizza quasi il 75% in meno di energia rispetto alle lampadine tradizionali. Quindi, cosa volete di più? È perfetta! Questa lampada venduta e spedita da Tautronics è possibile acquistarla su Amazon al link che vi posto qui sotto in descrizione. Se questo video vi è stato utile o semplicemente vi è piaciuto, vi prego di farcelo sapere lasciando un mi piace o un commentino qui sotto. Per oggi è tutto, però ovviamente noi ci vediamo nel prossimo video, sempre qui su Espazio. Ciao!